Oggi vedremo insieme, analizzeremo insieme il capitolo 2 della Genesi, secondo capitolo. Vedremo le differenze con il primo, in quanto appunto prima abbiamo detto che secondo l'ipotesi documentale appartiene a una tradizione sacerdotale, mentre secondo una tradizione jahvista. Quindi vedremo cosa significa questo e vedremo ancora una volta degli elementi che ci daranno la possibilità di entrare nella mentalità, nel contesto del capitolo, per comprendere quello che ci vuole dire. Possiamo iniziare la nostra lezione prendendo il versetto 4 del secondo capitolo di Genesi, però nella seconda parte di questo versetto, quindi il 4b. Sappiamo già che la divisione in versetti è stata una divisione fatta in epoca molto successiva a quella sia dell'Antico Testamento sia del Nuovo Testamento, è stata fatta praticamente in epoca medievale, quindi molte volte è una divisione così, senza neanche tanti criteri in alcuni casi, perché ci sono parecchie occasioni nelle quali la divisione in capitoli spezza a metà in realtà un discorso narrativo ben differente rispetto a quella che viene presentata. Quindi nel capitolo 2, versetto 4, troviamo una prima parola identificata con quando. Ora, qua gli studiosi fanno risalire l'inizio della tradizione jahvista, però c'è un altro elemento molto interessante al di là degli studi accademici, cioè quello che nelle antiche cosmologie classiche del mondo orientale tutti i testi di questa serie erano caratterizzati tutti dall'inizio con la parola quando. Un esempio è appunto Quando dall'alto, un testo chiamato appunto Enuma Elish in accadico, risalente al 1200-1300 più o meno avanti Cristo, e identificato con Babilonia, scritto in Babilonia. È una storia mitologica e appunto anche in questo caso c'è un quando, inizia con quando. I passi iniziali sono: quando in alto il cielo non aveva ancora un nome e la terra in basso non era ancora stata chiamata con il suo nome, e poi prosegue. Quindi questo è un esempio che ci dà la possibilità di fare delle comparazioni tra il testo biblico e i testi che sono stati scritti dalle popolazioni più o meno vicine, quindi sempre in Oriente, nello stesso periodo, per poter avere appunto questo confronto. Quindi, quando, una parola essenziale per l'inizio, per un inizio. Quindi, secondo, ripeto, l'ipotesi documentale, il quarto versetto del secondo capitolo di Genesi rappresenta l'inizio della tradizione jahvista più antica, cioè il vero inizio, il brano più antico in assoluto, più antico ancora del primo capitolo. Adesso abbiamo la descrizione di questo quando e del poi che ne consegue, ma per capire bene appunto quale tesi l'autore vuole presentarci, proveremo a dare prima di tutto uno sguardo d'insieme al capitolo, un po' come abbiamo fatto la volta scorsa. Quindi prendiamo degli elementi. Primo, l'incontro con Dio, con gli animali e con il suo simile. Questo capitolo, il secondo capitolo, è scandito su tre momenti diversi. Abbiamo innanzitutto il primo momento nel quale avviene una congiunzione, l'incontro di due poli lontani che piano piano si raggiungono, un incontro fondamentale. Primo incontro, abbiamo Dio lontanissimo e abbiamo la polvere della terra. Tra questi due poli estremi passa un respiro, il respiro di Dio, che fa unire in una specie di dialogo misterioso che si chiama la creazione, anche se la Bibbia non usa questo termine qua, l'uomo e Dio. Il grande protagonista di questa pagina, che si chiama Adam, cioè l'uomo, è descritto con la sua prima grande relazione, col suo primo contatto con Dio. Secondo quadro, ormai l'obiettivo si sposta sulla piattaforma della Terra, dove l'uomo sta camminando e incontra davanti a sé un'altra realtà. Ancora una volta, l'uomo più alto e un'altra realtà più bassa entrano in contatto. Quindi una situazione analoga, però riportata su un altro piano. Sono l'uomo e gli animali.
L'uomo li domina entrando in una specie di strano dialogo, quello del nome dato agli animali. Terza e ultima scena, è la scena più gloriosa, descritta in modo più impressionante anche dal narratore, che ne resta affascinato. Non è più l'incontro dall'alto verso il basso o viceversa, è l'incontro kenegdo, una parola ebraica che significa appunto alla pari, cioè occhi negli occhi. Letteralmente questa parola significa di fronte. Ormai l'uomo e la donna sono insieme e questo incontro è un incontro anche sessuale, è l'incontro completo, sereno, terminale, quello che porta finalmente la pace e la gioia nell'uomo. Entrando in questo primo movimento del racconto di Genesi 2, facciamo la scoperta che queste tre relazioni sono la descrizione autobiografica della storia di ogni uomo. L'uomo comincia a scoprirsi come creatura nei confronti dell'infinito. L'uomo scopre la materia, l'uomo in relazione col cosmo e l'uomo scopre la sua donna, cioè il suo simile. Tre grandi, fondamentali relazioni che definiscono la vita in pochi elementi. Tutte le altre relazioni oscillano verso il primo, verso il secondo o verso il terzo racconto. Cominciamo ad analizzare e a leggere appunto il capitolo. Quando furono creati nel giorno che Dio Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Questa è la Genesi, capitolo 2, versetti dal 4b all'8. Osserviamo questo elemento, il nulla, l'assenza dell'acqua. È una pagina un po' complicata, anche il testo ebraico, è una considerazione da fare, in qualche punto risente dell'usura del tempo e non è del tutto limpido. Ebbene, prima di tutto c'è una descrizione simbolica del nulla, una descrizione pura. Come abbiamo già detto la volta precedente, l'orientale non riesce a concepire il nulla se non attraverso delle immagini e quelle che usate sono molto curiose e significative. Ci presentano una lettura del mondo, il nulla che cos'è e quando non c'è l'acqua. Non c'era ancora l'acqua che faceva spuntare l'erba campestre. L'assenza di acqua fa sì che tutto il mondo sia come un deserto, quindi un nulla. Paradossalmente l'altro autore, il sacerdotale, quello che abbiamo visto nella lezione precedente, presenterà invece l'acqua come il simbolo del nulla, quindi al contrario. È la strana ambivalenza che nella Bibbia ha l'acqua, è la stranissima ambivalenza che sperimenta anche la persona quando davanti a sé una sete sconfinata, che lo brucia e lo porta alla morte, e davanti a sé l'immensa distesa del mare. Le acque salate e dolci sono contemporaneamente acque tempestose e acque dissetanti. Per questo nella Bibbia si contrapporranno continuamente le acque caotiche, le acque della tempesta, alle acque dolci. A un certo momento si dirà in Isaia, le acque dell'Eufrate che rappresentano la superpotenza militare orientale verranno su Giuda e renderanno al suolo tutto. Gerusalemme resterà con l'acqua alla gola, solo il suo cranio resterà fuori da questa inondazione immensa. Il caos, le potenze negative di questo mondo sono rappresentate attraverso una simbolica acquatica. Ma dall'altra parte, continuamente nella Bibbia c'è l'esaltazione dell'acqua dolce, delicata, dissetante, ancora in Isaia, sempre nello stesso capitolo 8, continua, voi siete andati a cercare quest'acqua immensa e distruttrice e avete abbandonato l'acqua di Siloa, cioè l'acqua di Gerusalemme, che scorre leggera, l'acqua dolce, umile, semplice, segno della vita e dell'essere. Quindi acqua nei due significati principali che troviamo nella Bibbia. Poi abbiamo un terzo elemento, sempre il nulla, però indicato con l'assenza dell'uomo. Il nulla è rappresentato anche con l'affermazione che non c'era ancora chi lavorasse il suolo, chi irrigasse la terra, l'assenza dell'uomo. Si tratta di una lettura molto primitiva, molto antica, ma estremamente suggestiva. La Bibbia considera questo mondo diversamente, forse da come siamo abituati noi. Lo considera come un mondo triste se non c'è l'uomo. In seguito diremo che questo mondo è drammatico proprio perché c'è l'uomo, ma la Bibbia dice anche che questo mondo, se non avesse un occhio che lo guardi, se non avesse un uomo che lo trasformi, sarebbe un mondo triste.
È il canto dell'uomo come centro del creato, con tutti i rischi che comporta questo canto. Eppure la Bibbia lo ripete spesso: l'uomo è quasi come l'asse attorno a cui si dispiegano queste molte sillabe dell'essere che sono i suoi piedi. Tutte le cose di questo mondo sono come delle parole cadute per terra, che aspettano l'uomo che riesca a coniugarle tra di loro e dare loro un senso. Il mondo è insensato, è quasi un coacervo di tante cose, diventa cosmo, cioè armonia, solo quando c'è l'uomo. Allora l'uomo è la prima creatura in assoluto, mentre nella tradizione sacerdotale è l'ultimo ad essere creato. Qui nella tradizione yahvista è il primo, evidentemente per un primato interiore. Questa è una considerazione importante. Mentre nel primo capitolo l'uomo è l'ultimo ad essere stato creato, perché c'è una progressione di perfezione nella creazione, qua nel secondo capitolo è l'esatto opposto. L'uomo è il primato, quindi il concetto è lo stesso, l'uomo è l'essere creato che ha più importanza, però da punti di vista differenti, al contrario. Ultimo in una progressione di perfezione o primo, avendo quindi il primato. Quarto elemento, il soffio di vita. Abbiamo ora un ritratto della relazione tra Dio e l'uomo che merita una particolare attenzione perché è legato a un'immagine molto profonda. Questa immagine è connessa al lessico ebraico. Dobbiamo precisare un vocabolo perché nella traduzione forse questa parola ci scivolerebbe via senza gran significato. Molti pensano che qui la Bibbia insegni l'esistenza dell'anima. In realtà la Bibbia non ha una grande preoccupazione di descrivere l'elemento particolare spirituale che si contrappone o si coniuga con l'elemento materiale formando un'unità. Questa è una visione greca. Per la Bibbia esiste l'uomo in quanto tale. Corpo e spirito non sono scindibili. Esiste quello che è stato chiamato nella nostra stessa narrazione l'essere vivente. Quindi questo alito vitale, questo soffio di Dio che entra nell'interno dell'uomo, è il segno più alto dell'uomo stesso. Allora dobbiamo conoscerlo. Per conoscerlo dobbiamo prima di tutto vedere che l'uomo prende consistenza sulla terra, prende misteriosamente consistenza dalla polvere. Si tratta anche in questo caso di un gioco di parole. L'uomo si chiama Adam e in ebraico la terra si dice Adamah. I giochi di parole sono molto frequenti e significativi nella Bibbia. Quindi l'uomo appare dalla polvere. Al di là del simbolo, questa immagine del Dio costruttore, il verbo usato in ebraico descrive l'operazione del vasaio che lavora il prodotto, è un'immagine plastica. Dio è come un costruttore, come un vasaio che crea una creatura legata alla terra. Qui la Bibbia ci insegna, e sarà una tesi martellata continuamente contro tutte le tentazioni spiritualiste e angeliste, che l'uomo è corporeo, l'uomo è imparentato con la materia. Noi abbiamo un legame con la terra. L'essere troppo angelici, essere delle persone che cercano di dimenticare qualsiasi collegamento con la materia, con la terra, la spiritualizzazione esclusiva per cui esistono delle parti basse, delle parti inferiori nell'uomo, è un andare contro la coscienza biblica serena della nostra corporeità, della nostra materialità e quindi anche della nostra finitudine. Ma l'uomo che è polvere terra riceve la Neshama. Ora è curioso un dato. Il vocabolo Neshama nella Bibbia ricorre 24 volte. E tutte le volte la Neshama è posseduta solo da due persone, o Dio o l'uomo. Da quanto si può vedere, la Neshama è certamente collegata al respiro, all'alito di vita. Quindi la prima immagine che è sempre quella che l'orientale guarda con stupore, quando uno respira, è segno che è vivo, molto semplicemente. Nel geroglifico egiziano, per indicare il termine nfr, si usa sempre il disegno della trachea e dei polmoni. Questo termine vuol dire bello, buono e tutto quanto c'è di positivo. Quindi abbiamo una descrizione di qualcosa che è anche visibile, sperimentale. Però cos'è in profondità? Questa realtà che ha anche Dio, il quale non respira se non per simbolo, per antropomorfismo. Per capire cosa sia la Neshama, questa realtà che Dio ci ha donato e che ci permette di stare in contatto con Lui, dobbiamo leggere un passo del libro di Proverbi, capitolo 20, al versetto 27. Leggiamolo nella traduzione più letterale possibile. Lampada di Yahweh è la Neshama dell'uomo. Essa scruta tutte le camere oscure del ventre. Cosa vuol dire questa immagine così barocca?
I reni per la Bibbia sono i segni della passione, mentre il cuore è il segno della coscienza e le viscere quello delle emozioni, dell'istintualità. Allora questa lampada entra e comincia a perforare la carne dell'uomo, la penetra sempre di più s'avanza, sempre di più scava quasi nelle gallerie più recondite del Dio dell'uomo. Potremmo persino dire che arriva fino alle frontiere dell'inconscio e lì lo illumina. Cos'è quindi questa Neshama? Cos'è questo dono mirabile che Dio ci dà e che solo Lui possiede, che noi soli possediamo sulla faccia della terra, mentre gli altri animali hanno soltanto lo spirito? Potremmo usare tre definizioni che sono state date, che indicano tre modi di descrivere questa realtà umana. La prima traduzione, molto libera in realtà, però significativa, adottata dalla Bibbia tedesca, autocoscienza. Prendiamo un secondo testo invece, che è usato soprattutto nel mondo inglese, preparato da un'equipe di studiosi, una versione della Bibbia che non è ufficiale ma molto diffusa. La traduzione è il potere di introspezione. Abbiamo poi una traduzione ecumenica francese, la quale tenta di rendere il termine così: conoscersi e giudicarci, e giudicarsi. Perciò, attraverso la Neshama, abbiamo qualcosa che ci rende infinitamente superiori alle colossali realtà del mondo. Tu l'hai fatto veramente, come dice Salmo 8, di poco inferiore a Elohim, di poco inferiore a Dio stesso. Questo è un primo movimento che troviamo, una delle prime tematiche che troviamo nel capitolo 2. Arriviamo adesso all'uomo nel giardino. Il secondo quadro. I versetti da 15 e 18, 19, 20. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trova un aiuto che fosse adatto a lui. Nel brano c'è una specie di inclusione, una cornice. Dio vuole dare all'uomo un aiuto che gli sia simile e alla fine la malinconica constatazione: l'uomo non ha trovato un aiuto che gli sia simile. Prima però c'è il versetto 15. Dopo essere stato creato, l'uomo viene posto nel giardino dell'Eden, il giardino mirabile della terra. L'uomo deve fare due azioni: deve coltivarlo e deve custodirlo. In realtà questa traduzione è molto povera, ma anche difficile tradurla in un modo più completo, perché l'autore, in modo molto raffinato, usa due verbi ebraici che sono ambigui. Il primo è il verbo abad e l'altro è il verbo shamar. C'è un primo significato e un altro sottointeso. L'autore dice: l'uomo è entrato nel mondo per vivere la grande avventura della scienza. Egli deve lavorare e custodire la terra, organizzare il mondo. È la grande avventura che è esplicitata poi quando l'uomo, come essere sapiente per eccellenza, conosce il nome degli animali, anzi dà lui il nome agli animali. Gli animali quasi non esistono se non c'è l'uomo che li specifica. La letteratura sapienziale dell'Egitto aveva certe volte dei lunghissimi papiri in cui si registravano soltanto i nomi delle cose. Il sapiente è colui che sa più nomi perché conosce, quindi l'essenza di più cose. Ma i due vocaboli, in ebraico, sono usati anche per indicare l'accoglienza della legge di Dio, l'accoglienza dell'alleanza. Il verbo abad vuol dire servire Dio e il verbo shamar vuol dire osservare i comandamenti. E allora l'uomo, ecco che è stato messo nella terra non solo per lavorare, ma anche per pregare. L'uomo è stato messo sulla terra anche per cercare un mistero ulteriore, cercare l'alleanza con il suo creatore. L'uomo vive contemporaneamente queste due esperienze: l'esperienza di Dio, del servire e dell'osservare le leggi, e l'esperienza del lavorare e del custodire. Ecco però che, giunto alla sera, nel secondo grande momento della sua esistenza, l'uomo improvvisamente si scopre infelice. Nonostante avesse davanti a sé tutto lo splendore dell'universo, tutte le cose mirabili di questo nostro orizzonte, l'uomo non trovò alcuna cosa che fosse sua pari. In ebraico abbiamo appunto questa espressione, kenegdo, che si potrebbe tradurre bene con partner, ma che comunque vuole soprattutto indicare
che sta di fronte. L'uomo non ha qualcosa che gli stia di fronte, agli animali, ma a lui non bastano. C'è una considerazione significativa sulla tristezza dell'uomo materiale, dell'uomo scientifico, dell'uomo intelligente, l'uomo che ha sensibilità, senso, l'uomo che ha conoscenza, intelligenza, l'uomo che è tecnico, lavoratore, ha nelle mani tutte le cose del mondo, eppure alla sera è molto triste. Egli non ha l'aiuto che gli stia di fronte, non ha altri due occhi, si vede. E quindi arriviamo alla terza pagina, l'uomo e la donna. È curioso anche il fatto che Dio e il mondo non bastano all'uomo, neanche Dio. Abbiamo visto che l'ha già incontrato, che lo può persino pregare. Eppure l'uomo non è del tutto completo fino a quando non ha fatto quest'ultima esperienza. Un uomo solo religioso e un uomo solo tecnico non è completo. Ci vuole qualcos'altro. E il terzo elemento è descritto nella parte più bella, più dolce di questo grande canto. Possiamo dire che questo è veramente il primo canto d'amore dell'umanità e sarà anche l'ultimo. Non sappiamo come finirà il mondo, ma possiamo immaginare che quando ci sarà quell'ultimo momento, supponiamo anche il momento drammatico di una catastrofe, ci saranno forse ancora due persone innamorate che si stringeranno la mano. E anche se non avranno più il tempo di dire una parola, quel gesto che si faranno sarà ancora lo stesso gesto che ha fatto il primo uomo con la sua donna, quel gesto che continuamente si ripete in ogni istante sulla faccia della terra. I versetti da 21 e 25. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò la donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Per quelli che ancora non sono del tutto convinti che qui il protagonista non sia solo il primo uomo, ma l'uomo di tutti i tempi, quest'ultima frase è proprio una specie di controprova che dovrebbe mettere sospetto. Evidentemente l'autore ha in mente il ciclo continuo degli uomini, padri, figli, che vivono continuamente l'esperienza dell'amore. Riprendiamo l'immagine usata dall'architetto o dallo scultore. Su questa costola sono state dette un sacco di banalità e inutile ironia. Soprattutto è stata una dei cavalli di battaglia dell'antifemminismo, proprio perché ad essa si è sempre collegata una specie di dipendenza uomo-donna. Ora, tutto il resto e soprattutto il contesto hanno invece lo scopo ininterrotto di dimostrare che uomo e donna sono tutti e due sullo stesso fronte, sono entrambi veramente pari. E allora perché usa questa immagine? Ci sono delle ragioni filologiche che ci porterebbero verso la letteratura dell'Antico Oriente, verso la letteratura sumerica. In essa ti significa sia costola che donna. Per ora però accontentiamoci di una rilevazione simbolica, molto curiosa, che ci è data da un testo di una letteratura sorella della letteratura ebraica, la letteratura cananea, ugaritica. In una delle tavolette scoperte a Ugarit in Siria, si dice che quando il Dio creatore volle creare la donna e l'uomo, fece la stessa cosa che fa lo scultore quando estrae dalla roccia la sua statua. La statua è una realtà unica, nuova, ma è sempre roccia. Così l'uomo e la donna sono tra di loro in parallelo, come la roccia e la statua, che partecipano entrambi alla pietra. Questa descrizione ci fa capire qual è l'idea che l'autore concepisce. L'uomo è carne e ossa, cioè, nel linguaggio della Bibbia, carne, fragilità, debolezza, e ossa, consistenza. Noi siamo questo misterioso impasto di consistenza e debolezza. Siamo veramente dei microbi nell'universo, ma abbiamo anche una nostra misteriosa consistenza. Ecco, questa carne e queste ossa passano dall'uno all'altro. La costola è quasi il ponte di comunicazione e tra i due avviene una profonda connessione, un profondo collegamento. Essi hanno la stessa materia, hanno lo stesso tessuto. Questa presentazione è messa nella cornice di un sogno, di un sonno. L'indicazione non è banale, ma piena di significato.
Nella Bibbia spesso i sogni e i sogni comportano sempre una rivelazione. L'uomo, nell'interno di questo sogno, scopre la grande rivelazione della sua pienezza. Scopre finalmente, risvegliandosi, qual era quell'aiuto simile di cui aveva bisogno. Eccolo di fronte a lui. Ed allora lo chiama col nome di carne e ossa. Dice, tu sei veramente la mia carne, tu sei veramente il mio osso. Questa descrizione è proprio la scoperta stupita, se abbiamo compreso che carne e ossa sono la descrizione dell'esistenza umana, che è possibile che sulla faccia della Terra esista qualcosa di simile all'uomo, che esista veramente quell'aiuto tanto atteso. E allora alla fine questa è veramente la controprova di un altissimo messaggio e di un'altissima celebrazione della grandezza dell'uomo e della donna. L'uomo deve trovare un nome alla sua compagna. Solo in seguito noi incontreremo quell'altro nome che è diventato famoso, frutto probabilmente del proseguo di un'altra tradizione dipendente. Solo dopo la donna si chiamerà Eva, la vivente. Ora invece come è chiamata la donna? In ebraico l'uomo è chiamato anche Ish. Il femminile in ebraico si fa aggiungendo la desinenza A. L'uomo, risvegliandosi dalla grande rivelazione, trovato l'aiuto che gli è simile, dice «Io sono Ish». E tu, che sei una donna, ti chiamerai Isha, il maschile e il femminile dello stesso nome. L'uomo e la donna sono sempre la stessa realtà, l'una maschile e l'altra femminile. Anzi, perché la cosa sia ancora più comprensibile, si usa un'altra immagine. I due saranno una carne sola, l'uomo si unirà alla sua donna. I due principi si uniscono, due persone necessarie l'una all'altra, due pari. Due occhi che si incontrano, due esseri simili che si incontrano e celebrano l'amore. Su quell'espressione, saranno una carne sola, gli studiosi si sono accaniti per vedere i significati. Dobbiamo presentare questo significato proprio con la semplicità con cui lo presenta l'uomo della Bibbia, non timoroso del suo corpo. Egli guarda i due che si uniscono. Sono una sola carne perché essi sono uniti nell'atto sessuale. E l'atto sessuale, quando nasce veramente dall'amore, è il congiungimento totale di due esseri. I due esseri ormai hanno trasfuso in sé tutto il loro dolore, tutte le loro gioie, tutti i loro pensieri e in quel momento anche i loro corpi. Ogni realtà ormai non appartiene più all'uno o all'altro. Contemporaneamente l'autore risale a quel prima, quando essi si sono scoperti come necessari umanamente. In pratica, possiamo dire che in questa terza parte del secondo capitolo della Genesi abbiamo la grande vittoria sulla malattia ultima che ci portiamo dentro, perché la donna rappresenta anche tutto il prossimo, tutti i simili. E qual è quella malattia che ci portiamo dentro? È la malattia della solitudine e dell'insoddisfazione. L'uomo che non ha l'amore e ha tutti gli animali di questo mondo, ha tutte le cose di questo mondo, ha lavorato dalla mattina alla sera, non ha l'aiuto che gli è simile. Ed egli, se è veramente uomo, se non diventa bestia, è necessariamente triste. Solo quando ha incontrato l'altra persona, quando ha un dialogo, l'uomo finisce la sua tragedia, la grande malattia della solitudine. Dice il libro biblico dell'Ecclesiaste, guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure se due dormono insieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Noi sappiamo quale grande maledizione c'è tutte le volte che l'uomo è solo, terribilmente solo, in una prigione totale di solitudine. Qui si celebra allora, in secondo luogo, anche la vittoria sulla solitudine. Sono una carne sola perché ormai hanno nell'interno un profondo e misterioso dialogo. Un famoso studioso tedesco dell'Antico Testamento, von Rath, ha sostenuto nel suo commento alla Genesi un'ipotesi che forse non è del tutto da accantonare. Questa una carne sola è il bambino che nasce dei due. Perché essi si sono incontrati nell'amore, quella nuova creatura che continuerà la storia dell'umanità non è più né solo dell'uno né solo dell'altra, è ormai una carne sola che partecipa ad entrambi e in cui si riflettono i volti dei genitori. E allora il finale di questa pagina è un finale pieno di gioia e pace. L'uomo finalmente si è realizzato. Terminato questa panoramica sul secondo capitolo, apriamo ufficialmente le domande. Stavate aspettando. La prima è
allora hai detto che i versetti sono stati aggiunti più o meno nel Medioevo. La divisione. Ok, sì. Divisione dei versetti. Per quanto riguarda la punteggiatura, invece, l'aramaico antico ha la punteggiatura o è stata aggiunta anche quella? Allora, in una prima parte del Medioevo, la famosa sette dei Masoreti, Masoreti ha vocalizzato, punteggiato l'Antico Testamento. Ok. Mentre invece la divisione dei versetti è ancora successiva. Ma gli ebrei come facevano a sapere se c'era un punto di domanda piuttosto che... Era tutto in maiuscolo, tutto non vocalizzato, perché in ebraico, qua credo che Fabiola sappia molte cose più di me. Allora, in ebraico le vocali sono punteggiatura da mettere sulle consonanti. Okay. Quindi non ci sono, non sono parole come per noi, ok? Quindi sono stati sostituiti il termine classico di Yahweh con Adonai e si leggeva vocalizzando di volta in volta. Ora, il problema è stato proprio questo: nel momento in cui a livello scritto è stato vocalizzato il testo, quindi sono state aggiunte la punteggiatura per vocalizzare in modo scritto, coloro che lo hanno fatto hanno dovuto non solo vocalizzare ma anche interpretare, perché molte parole in ebraico significano più cose e quindi potevano vocalizzare in un modo o nell'altro. Quindi diciamo che noi non sappiamo quale in realtà sia il testo originale non vocalizzato. A noi ci è arrivato così. In realtà, usciamo forse un attimino fuori tema, però è interessante, credo che noi possiamo dire che la parola di Dio è perfetta nei testi originali, certo, non vocalizzati. Perfetta dal punto di vista divino. Però un Antico Testamento non vocalizzato, per essere comprensibile, si deve vocalizzare per forza. Quindi è necessario comunque un atto di fede, un passo di fede. Certo, però il dubbio mi viene, considerando che spostando una virgola posso cambiare completamente il senso di una frase. Sì. O aggiungendo un punto di domanda dove magari... No, ma non solo. Aggiungendo proprio... Questo accade nelle nostre traduzioni. Ma a monte è ancora più sottile questo fatto. Perché posso in una stessa parola vocalizzarla in ebraico e dargli due significati completamente diversi, certo. Ma in modo tra virgolette lecito è stato a discrezione appunto di questi ebrei che lo hanno fatto nel loro diciamo nel contesto della frase, hanno cercato la parola, l'accezione che più poteva entrare nel brano. Però in realtà noi, è vero questa cosa che tu dici per noi, ma a monte è ancora più sottile, il problema è ancora maggiore. Però la verità è che comunque era la loro cultura. Sì, sì, era la loro storia, quindi loro sicuramente sapevano molto più di noi. Sapevano che cosa cantare. E come, infatti comunque da tutti gli studi che sono stati fatti, e in 2000 anni sono stati davvero tanti, la traduzione che noi abbiamo in italiano della Bibbia è molto precisa e accurata, anche perché ha avuto varie fasi di analisi successive. Poi la traduzione del 2006 è l'ultima ed è molto molto buona. Questo fatto resta sempre in qualche parolina. O quindi cosa significa? Che il significato del testo è sicuramente quello, però ancora oggi c'è qualche parola che può significare questo o può significare quello. Ok, allora. Dicevo qualcun altro? Soltanto. Aspetta. Allora, sì, non serve. Poi Fabi, se ho sbagliato Ma io non è che ne so molto di vocalizzato o non vocalizzato. Però sì. Allora, volevo chiedere, hai parlato di uomo e donna che si incontrano anche nell'atto sessuale.
Questo da che cosa lo deduciamo? Perché in realtà nella Bibbia la prima volta che abbiamo un versetto che parla di atto sessuale tra uomo e donna, siamo già dopo la caduta dell'uomo e siamo ormai quando Adamo ed Eva sono fuori dal giardino, e mentre prima non se ne parla mai, anche perché ho sempre considerato che non abbiamo idea di quanto tempo Adamo ed Eva siano rimasti nel giardino, perché non è specificato, perché è plausibile che fossero immortali, e questa è una mia deduzione. Quindi di conseguenza potrebbero esserci rimasti anche per 1000 anni nel giardino, quindi se hanno avuto un atto sessuale dovrebbero aver avuto anche dei figli. E visto che nella Bibbia, nel primo passo dove si parla di atto sessuale, e dopo la loro caduta, volevo sapere da che cosa deduci che l'uomo e la donna si sono uniti in quel modo. Allora, la presentazione di questo è fatto non da un punto di vista di espressione chiara, ma è stato concettuale non espresso, ok? Quindi riprendiamo un attimo il brano. L'uomo ha questo stupore nel vedere la donna ed esprime questo suo cantico, quindi è una realtà che lui scopre, ed è un fatto di più concettuale, ripeto, quindi non viene detto esplicitamente, però è quasi sottinteso, è sottinteso perché quella è l'unione, è quello il significato di essere una sola carne, quello il significato di essere una sola realtà esistenziale, carne e ossa. Quindi è stato dedotto da questo significato più che da una esplicitare. Quanto al fatto che l'uomo sia immortale, ci sarebbero tante cose da dire. Sì, ok, questo però non entriamo in merito. Il discorso è, se si sono conosciuti prima, come mai Eva non è rimasta incinta prima? Ma guarda, chi ti dice che non è così? Non lo sappiamo. Nel senso, non sappiamo il tempo qual è stato. Sappiamo che c'è scritto Adamo conobbe Eva e rimase incinta di Caino, e forse anche di Abele, nel senso che magari erano gemelli, questo lo dicevano specifico. Sì, ma è rimasta incinta anche molte altre volte, senza precisare tutte le volte che si sono conosciuti. Sì, però hanno specificato il primo. Sì. Ripeto, essendo tradizioni differenti, può essere una ripresa posteriore. Ok, va bene. Sì. Scusa, invece la costola sì, che ha fatto la donna? La costola che ha fatto la donna. Perché non avete una costola in meno? No, posso io. Posso in allora, meno? Ci mancherebbe altro. No, ho una piccola nota sulla costola. Dovreste avere una costola in meno. No, in realtà costola è una parola molto particolare, perché in realtà quella parola nella Bibbia viene sempre tradotta con metà, ok? Siccome era molto curioso cercare di comprendere come Dio avesse tratto metà dell'uomo per formare la donna, costola è stato usato come termine, è un po' un compromesso la parola costola, in realtà è metà, soltanto che noi sappiamo che in realtà nella donna c'è solo il cromosoma X, invece nell'uomo abbiamo il cromosoma X e Y, è come se Dio avesse fatto un'operazione chirurgica, questa è una tesi nuova. Però sta di fatto che metà non è in realtà, cioè non parliamo in realtà di una costola fisica, parliamo del fatto che Dio ha preso metà uomo e ha creato la donna. Questa operazione è chiaramente possibile soltanto dal punto di vista divino. Sì, credo che sia una parola che indica un concetto più profondo della semplice costola. Credo di poter, penso che sia così, anche riducendo dal testo quello che abbiamo visto. Sì, quindi sì. Però ne racconta proprio, sì, cioè il messo intorno, cioè racconta. Sì, è un racconto molto vivido. Lo troviamo anche in altri passi della scrittura, un modo per raccontarlo, però con un è un modo per trasmettere in modo più immediato possibile un concetto. Diciamola così. Sì, che poi sia metà o costola è qualcosa di differente, perché anche la costola alla fine, tra virgolette, in linea non teorica, è sempre a metà del corpo. Esatto. Quindi, o fianco, metà del corpo, cioè
E lui dice, è come se spiegandoci, dicendo, ho preso una parte che è la giusta, perfetta metà di, sì, questo, di questo essere. La cosa comunque importante è che condividono la natura. Mm. Esatto, che è della stessa realtà esistenziale, la stessa natura. Esatto. Ma intendi come non il primo uomo, la prima donna? O... Allora, come abbiamo visto nel testo, io credo che sicuramente il primo uomo e la prima donna, però in questo insegnamento, in questo brano, possiamo rivedere anche, rispecchiare l'intera natura umana. Quindi l'esperienza dell'uomo. Ogni uomo comunque vuole tornare, perché si legge la Genesi? Perché si trova l'origine, l'inizio. L'inizio del primo uomo, ma anche il proprio inizio in Adamo. Come anche la scrittura più avanti dice che tutta l'umanità è in Adamo e può convertirsi ed entrare in questa nuova categoria in Cristo, acquisire una nuova identità. Quindi è sicuramente, riguarda sicuramente il primo uomo e la prima donna, ma riguarda anche in modo forse profetico, o comunque in un modo più ampio, in secondo luogo, tutta l'umanità. Ma abbiamo avuto tante trasformazioni degli esseri umani. Come te la spieghi? Tante trasformazioni? Come te lo spieghi? In che senso trasformazioni? Abbiamo avuto l'uomo di Neanderthal, abbiamo avuto l'uomo, finché arriviamo all'uomo sapiens. Ok. E questo... Allora, qui entriamo nel darwinismo. Io posso dire il mio punto di vista, sono sicuro che Vanni ne ha uno molto più ferrato. Allora, il darwinismo insegna che ci sono due forme di evoluzione, la macroevoluzione e la microevoluzione. La microevoluzione insegna che, per intenderci, il pappagallino col becco corto nell'isola X, nel corso di X generazioni, si vede accrescersi il becco perché per la fauna locale è più agevolato. E questo nessuno l'ha mai messo in dubbio, perché è un'osservazione della natura riscontrabile. Ok. La macroevoluzione però insegna che appunto da una ameba siamo arrivati all'uomo. Allora, questa è una teoria. È una teoria che è stata adottata universalmente, ma che ha delle lacune enormi. Ha delle lacune enormi, tra cui il fatto che è però, allora, in ogni salto tra una specie e la successiva occorrerebbero milioni di mutazioni. Peccato che le mutazioni sono al 99,9% letali. E in quello 001 che rimane sono dannose all'organismo. Quindi anche proprio scientificamente non vedo in realtà tutta questa, non solo io, ma persone molto più ferrate di me, non vedono un grande senso. Oltre a questo, per raggiungere, altro esempio, la giraffa con collo corto e la giraffa con collo lungo, si scopre una giraffa, dei fossili di una giraffa con collo intermedio. Allora, se ne scoprono uno, due, ma si dovrebbero scoprire 1000-1500 anelli di congiunzione intermedi, ma così non è. Quindi, un conto è partire da un paradigma scientifico, cioè io so che la mia teoria è questa, quindi per forza trovo questo fossile e per forza l'anello di congiunzione. Questo è quello che fanno gli scienziati darwiniani oggi, ma di fatto quel fossile potrebbe benissimo essere una specie completamente diversa, semplicemente simile. Non so se riesco a trasmettere. Non so se riesco a trasmettere. Sono le banane lunghe, le banane vicine. Esatto, così. Sono specie diverse. Così l'uomo. Il platano. Il fatto che ci siano scimmie più simili all'uomo e scimmie più simili agli altri animali può essere il fatto che siano anche dei fossili, possono benissimo essere specie semplicemente differenti, non per forza legate, però è un mio punto di vista, diciamo, ma che non mi sono inventato comunque, c'è tutta una corrente
che presenta questo corso, scusa. No, figurati, scusa tu. Allora, secondo questo passaggio che abbiamo appena letto, nel capitolo riguardo all'uomo e la donna, a un certo punto c'è scritto: questa finalmente è ossa del mio osso e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Qui si chiudono le virgolette, ok? Quindi il nome donna gliel'ha dato l'uomo. Sì, però qua non è Eva. Qui sta parlando Adamo. Esatto, però non è. Piccolo inciso, però voglio sentire la tesi da paleontologa. Cioè la parola è. No, allora, la qua esatto. La parola giusta è Isha. Esatto. No, no, è Isha. Isha. Ok. Sì, qua non è Eva. Eva è successivo. Qua l'uomo per la prima volta. Però è come. In questo modo l'uomo ha dato il nome agli animali, non ha chiamato il leone, Pino e l'altro leone. Sì, però aspetta, allora, è una reazione di stupore e molto estemporanea della serie. Oh caspita, io sono un uomo, questa è una uoma. Capito? Okay. Quello è il senso, non è il nome, non è un dare nome come per gli animali. Tu ti chiami così, tu ti chiami così, tu ti chiami così. È una reazione per dire tu sei in me, tu sei l'altra parte di me stesso. Non so se. Quindi, e usa in questo caso, in questo contesto, appunto Isha, la versione femminile di Isha, uomo. Okay. Poi l'ultimo, poi non ti stesso più. Anche gli angeli hanno la Neshama. No, non dovrebbe essere così. No, perché appunto appartiene a Dio o all'uomo. Allora, la Neshama è quando Dio dice gli soffiò una lettera, gli soffiò un soffio di vita, sì, esatto. Il soffio di vita è Neshama, sì. E che viene però tradotto come autocoscienza. No, allora possiamo leggerlo, la traduzione. Aspetta, Gli soffiò nelle narici un alito di vita, l'uomo divenne un animale vivente. Sì, però. Perché anche il passo in Salmo 8 che dice l'hai fatto di poco inferiore a Bibbia traducono di poco inferiore agli angeli. Sì, perché? Questo perché? Perché Elohim a volte significa Dio, a volte significa angeli, per questo motivo, ma è per una traduzione, diciamo, è un problema più di traduzione. Non dice angeli, dice Elohim che appunto. A volte vuol dire Dio, a volte angeli. È un po' come se all'inizio della Genesi si dicesse in principio gli angeli. Ho capito. Capito? In realtà, vabbè, questo l'uso di lui non può essere, possiamo non vedere. La cosa curiosa è che anche presente quando, non so se l'ho già detto la volta scorsa, vabbè, sto parlando un po' di tempo. Quando Saul sì. Va dalla nigromante, sì, vide Elohim, cioè, come se fosse un Elohim. E comunque, 2, sì, alito vitale, e divenne un'anima vivente. Ecco, allora, alito vitale, quindi l'alito vitale, come diceva lui, gli angeli non hanno l'autocoscienza. E poi si collega un'altra domanda quando ho detto per la Bibbia esiste l'uomo in quanto tale, corpo e spirito non sono scindibili, esiste quello che è stato chiamato nella sua stessa narrazione l'essere vivente. E poi quando parli degli animali come spiriti, se puoi spiegare un po' tutta questa cosa qui. Ok, cerca di riassumere un attimo meglio la domanda. Domanda. Allora, l'uomo è diviso in corpo, anima e spirito o non è diviso, sono due realtà, una realtà unica. Poi gli animali ce l'hanno sto spirito, ce l'hanno l'anima, che cosa ce l'hanno? Ok, ho capito. Gli angeli che cosa fanno di mestiere, eccetera. Allora, in realtà qua c'è un problema di linguaggio, perché bisogna capire le parole che significato hanno. Allora. O qual è la finalità del testo del quello che anche Paolo parla dell'uomo come anima, spirito e corpo in un contesto particolare. Questo, il presupposto di Genesi non dice che non è così,
ma dice che l'uomo è uno. E di fatto anche Paolo ha fatto questa come citazione per uno scopo ben preciso, in quanto dice tutto l'essere vostro, anima, spirito e corpo. Noi lo intendiamo come un rimarcare la differenza tra anima, spirito e corpo, ma forse con la sua mentalità ebraica è l'esatto contrario, è un dire tutto l'essere vostro, cioè tutte le componenti che voi avete. Quindi rimarcare l'unità, non la differenza dell'essere umano, perché l'essere umano è uno. È vero che noi moriamo, ma è altrettanto vero che il Signore ha preparato dei corpi gloriosi e che il nuovo cielo e la nuova terra non saranno sulle nuvolette, saranno dei nuovi cieli e una nuova terra. Come non saranno non si sa, però nella Bibbia la corporeità, la materialità è un fattore importante. È un fattore molto importante. Quindi l'uomo è uno e non è scindibile. È vero che ha uno spirito, ha un'anima, ha un corpo. Non entra molto nel dettaglio in questa spiegazione. Ce l'ha, però l'uomo è un essere unico. Allora cosa intendiamo quando un uomo convertito si dice è morto nello spirito? Allora, qua dicevo, dobbiamo comprendere il significato. Si cita la parola spirito nella dispensa, dandogli parlando degli animali, dandogli probabilmente un'indicazione come anima, ma come anima non nel senso, allora noi siamo abituati a pensare al corpo come il corpo, all'anima come al centro delle nostre emozioni, dei ricordi, della volontà, dell'intelletto, e allo spirito come X, la parte che è simile a Dio. In un'esegesi del testo di Genesi scopriamo che la Neshama, l'alito vivente, riguarda non la memoria, non i sentimenti, ma questa sorta di autocoscienza, coscienza di sé, di sapersi giudicare, quindi non solo sapere di esistere, ma avere una coscienza, sapere di aver fatto giusto, sapere di aver fatto sbagliato. Poter avere un rimorso di coscienza, potersi giudicare, una prerogativa che appartiene solo all'uomo. Quindi una coscienza del bene e del male a prescindere dall'albero della conoscenza del bene e del male. Praticamente. Questo è molto importante, questo stiamo dicendo. No? Sì. Sì. E quindi quella conoscenza del bene e del male. Una vera coscienza di sé e quindi comprende anche questo. Una conoscenza del bene e del male per sé, non... Ma più che una conoscenza del bene e del male non potrebbe essere la capacità di autogiudicarsi? Sì, la capacità di autogiudicarsi in questo senso però. Allora, devi sapere che bene e male, inteso giusto o sbagliato, mettiamola così, non so come dire. L'uomo sapeva che non poteva mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, che mangiare era in qualche modo sbagliato. Esatto. Okay. Sì, l'uomo sapeva che mangiare dell'albero, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e male era sbagliato. Però capire realmente la conoscenza di ciò che è male è diverso, perché c'è scritto che all'uomo si aprirono gli occhi quando mangiò dell'albero della conoscenza del bene e male. Lì ha sperimentato il male. Esatto. È stato uno sperimentare il male. Sì. Che prima non ha sperimentato il male. Ne aveva però esatto. La conoscenza, inteso sì. Come sapeva che era male. Sapeva è come quando ti dicono guarda che se metti la mano sul forno ti bruci, lo sai? Sì, lo sai, l'hai sperimentato? No. Esatto, è un po' come dire lo sapesse, non gliel'avevano detto, gliel'aveva detto. Sì, ma è un po' come sapere se io mi comporto così sono bravo, se mi comporto così sono cattivo. Sapere in teoria. Provo e ora sono cattivo, ora so. Ora mi si aprono gli occhi. Questo vuol dire essere cattivo? Parafrasando un attimino. O ancora molto peggio, come fanno i drogati. Che tutti sanno che la droga è sbagliata, però quando poi vivi nel mondo della droga, lo sai quanto è sbagliato. Quanto... In questo caso anche solo l'idea di mangiarlo sarebbe stato causa per farti aprire gli occhi. Perché non è il frutto in realtà che mangi, ma è l'atto. Se tu non compi quell'atto, non prendi su di te la colpa, e questo è il fatto. Ho capito. Perché è vero che c'è proprio il passaggio, che prima l'ha desiderato,
In realtà l'ha concupito Eva. Sì. Adamo lo ha preso, non si sa perché, da Eva. E secondo una interpretazione che mi piace molto, è particolare di Watchman Nee nel suo libro dice che l'ha preso per amore di Eva, nel senso voleva stare insieme a Eva, anche perché in Timoteo è scritto che Eva concupì, desiderò il frutto, ma non Adamo, però Adamo lo prese da Eva, è un secondo passaggio, però vabbè, possiamo vedere, nel senso non è dottrina, è una possibilità. Però in compenso il peccato si trasmette attraverso il seme dell'uomo, quindi così. Quindi quello dell'uomo. Sì, no, per forza. Non quello vuol dire togliere la responsabilità. L'ultima cosa posso? No. Allora, c'è scritto nell'ultima pagina: solo quando ho incontrato l'altra persona, quando un dialogo, l'uomo finisce la sua tragedia, la grande malattia della solitudine. Io parlerò per esperienza, ma la mia grande solitudine è finita quando ho incontrato Dio. In realtà ci sono tante persone che, secondo la parola, si sono fatti eunuchi per il Signore. Quindi con questa affermazione tu mi dici che chi decide di essere casto e single in realtà sarà sempre solo. Ti dico, chi decide di essere single fa una cosa sbagliata, perché non bisogna deciderlo, bisogna avere il carisma, il dono da Dio, come dice Paolo. Io ho questo dono. È meglio che sia così, ma lui ha questo dono da Dio. Non è la condizione normale e naturale dell'essere umano, è una cosa diversa. Okay.